Dopodomani, ministro, raccontavo ieri come, ieri dicevo tre giorni, dopodomani sarà il 20, che è l'anniversario della prima scossa delle due drammatiche del terremoto di 11 anni fa. Abbiamo ricostruito quasi tutto, praticamente tutto, eppure oggi ci troviamo di fronte a un altro terremoto, l'ho definito così per vastità di danni, per quantità di territori e di popolazioni colpite. Però noi dobbiamo avere fiducia, dobbiamo avere forza soprattutto di reazione. Quell'esperienza ci ha detto che ce la si può fare e noi ricostruiremo tutto, io di questo non ne ho dubbi, ripeto. L'unica cosa che è impossibile da recuperare è la vita delle persone, quindi i loro familiari, le loro comunità, le condoglianze più sentite della regione a tutti coloro che purtroppo hanno perso la vita. La sua presenza qui è molto importante perché noi abbiamo bisogno proprio quotidianamente adesso e nelle prossime settimane di capire come rispondere ai primi interventi, come pianificare una mole di lavori che durerà tempo ma che dovrà essere accompagnata da una rigida, severa ma importante programmazione comune, proprio perché dovremo fare opere che aiutino anche nella prevenzione e non solo nell'emergenza. Noi siamo pronti, insieme a tutto il sistema delle amministrazioni locali, quelle colpite, lo diceva Irene, sono tante, aumentano di giorno in giorno, perché oltre al tema dell'alluvione che si vede vera e propria, c'è anche tutto il tema che si comincia a vedere anche nei media di frane che stanno colpendo un territorio provato prima dalla siccità, poi da troppa acqua. Avete visto? In quattro giorni complessivi è caduta quasi l'acqua di un anno intero, e lì puoi fare tutto quel che vuoi, ma si fa fatica a reggere un evento di questa portata.